Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un'altra pagina di Art Journal da inserire nel mio solito quaderno dei progetti. Queste sono alcune delle pagine che avevo fatto. Questa è la copertina, poi vi ricordo le altre pagine, tutte pagine che trovate spiegate all'interno del mio canale. Allora, per realizzare la pagina di oggi ho deciso di utilizzare i gelatos della Faber-Castell, questi. Così vediamo anche un po' come si utilizzano questi colori, che a me piacciono molto, li trovo molto versatili, per fare le sfumature sono eccezionali. Allora, scegliamo i colori, diciamo che sceglierei dei colori. Vorrei fare qualcosa di un pochino vivace, quindi scelgo questi colori metallizzati, questo viola, questo per esempio, viola giallo, questi lilla, anche un po' di grigio, un po' di nero e poi vediamo al limite di unire ancora qualcosa. Allora, per usare questi colori faccio in questo modo. Allora, è di fondamentale importanza avere a portata di mano una salviettina umidificata in modo da bagnarsi le dita per spandere il colore. Dopodiché, semplicemente basta spargere il colore in questo modo, così, e poi o con le dita bagnate o direttamente con la salviettina si può distribuire il colore. Se usate la salviettina, chiaramente porterà via più colore e quindi ci vorrà più colore per realizzare quello che vi interessa, però diciamo che è anche un metodo molto più veloce. Vedete che in questo modo si spande il colore, non rimangono striature, rimane uniforme. E questo ci permette di andare ad inserire vari colori, adesso vedrete come, no? Tipo così, e andandoli proprio a sfumare come più vi piace, senza lasciare discrepanze tra un colore e l'altro. Vedete che rimane molto uniforme, tipo una cosa del genere. Oppure vi bagnate le dita, fate in questo modo, il colore, vedete, rimane più colore. Quindi subito il colore rimane più forte, bisogna fare meno passaggi. Questo diciamo che è un po' una scelta su come volete lavorare, ma è indifferente. Sono due metodi che si possono tranquillamente utilizzare. Questo è sicuramente il più veloce. Quindi io di solito cosa faccio? Uso la salviettina in questo modo per dare il colore di base, che si fa più in fretta, mentre quando poi voglio proprio evidenziare solo alcuni dettagli e quindi voglio mettere il colore in zone proprio particolari, allora utilizzo il dito, così rimane più selettiva la zona che posso andare a colorare in questo modo, per esempio. Ecco, se io volessi fare solo questo piccolo contorno, lo faccio solo una volta col dito ed è a posto. Mettiamo un po' di grigio, così. Ecco, se per esempio il colore è più scuro, passandolo con la salviettina rimane meno marcato, quindi evitate di fare una macchia. Ecco, così vedete, potete andare proprio a sporcare e colorare come meglio più vi piace il vostro fondo. Questo è un oro molto molto forte, quindi è meglio sfumarlo con. Così avete proprio la possibilità di gestire come meglio credete il discorso
il discorso colore. Tra gli altri colori vediamo se c'è qualcosa che posso ancora aggiungere, magari questo glicine e un pochino di azzurro e il bianco perlato, così vediamo un po' l'effetto in questo modo. Si possono ottenere dei contorni molto, adesso io sto utilizzando dei colori molto accesi e quindi molto colorati, però immaginate anche utilizzare questi colori per creare delle sfumature, sono eccezionali, perché praticamente sopra anche altri colori che avete usato, se voi mettete questi colori e li sfumate, potete creare degli effetti bellissimi. Quindi per quanto mi riguarda vanno sicuramente presi in considerazione e provati, perché hanno veramente tantissimi usi. Oh, direi che questo risultato mi piace e quindi terrei questo come base del mio foglio. Allora, vediamo un po', voglio creare un dream coacher con questo centrino, non so come chiamarlo, questo rosone stencil stamperia, però da mettere più o meno in questa posizione, così. Quindi a questo punto mi disegno con un cerchio, voi potete utilizzare quello che avete, dove voglio mettere il mio rosone. Quindi vado a segnare il mio cerchio così, in questo modo. Faccio sia gli do un contorno un po' più spesso, in questo modo qua. Ok. Dopo lo andrò a colorare. E all'interno del mio cerchio, così, vado a inserire la parte interna di questo rosone che mi farà da motivo. Vado a mettere la modella in pasta nera per dare anche rilievo al mio stencil. Quindi faccio in questo modo, piazzo più o meno al centro, direi che così più o meno ci siamo, e vado a mettere la mia pasta. Per riuscire, anche senza la colla, perché questi sono particolari piccoli, a mettere la pasta senza che si sposti il vostro stencil, un metodo è quello di mettere tanta pasta al centro in modo da bloccarlo immediatamente, così, in questo modo. Poi tanto la potrete togliere dopo, man mano che, una volta che avete passato la pasta in tutti i punti, la togliete. Però in questo modo praticamente si fissa bene lo stencil al vostro supporto e non si sposta. Se invece voi mettete poca pasta, rischiate che mentre la fate scorrere con la spatola, adesso vedete, io così la posso togliere. Vado a togliere l'eccesso. Però il mio stencil ormai è perfettamente bloccato sulla carta, quindi non si sposta più. E ho comunque recuperato tutto, chiaramente tutta la pasta che era in abbondanza. A questo punto vado a togliere il mio stencil e ho riportato al centro dei miei cerchi il mio rosone. Ora, prima di andare a timbrare le piume che metterò sotto il mio dream coacher, voglio fare un po' di timbri in modo da riempire questa zona sotto le piume. Quindi vado a utilizzare dei timbri che potete utilizzare dei timbri qualsiasi. Io adesso ho scelto
un qualcosa che rimane magari un pochino più sull'allungato in modo da dare un po' di motivo. Comunque vediamo un po' cosa viene fuori, perché come dico sempre quando faccio i miei lavori, io mentre li realizzo faccio un po' quello che mi viene in mente al momento, quindi non sono mai sicura poi di quello che sarà il risultato finale. Comunque, quindi la mia idea è di creare un po' di movimento in questo modo con vari timbri. Adesso cominciamo con questo, così tipo. Così. Poi prendiamo per esempio questa fogliolina che fa parte di un gruppo di timbri stamperia. Potrebbe anche essere carina, tipo da mettere così, in questo modo qui. Ma voi potete utilizzare tranquillamente dei timbri che avete, non è proprio necessario avere questi timbri che sto utilizzando io. E poi, per esempio, volevo provare anche a mettere una scritta magari verticale per... Allora, sempre questo che è un timbro stamperia, magari questa qui, magari utilizzando la scritta Your Dreams, questa parte qui, proviamo a vedere. Allora, facciamo così, facciamo una prova. Vediamo un po'. L'idea era tipo questa, così. Ecco. Che non è male. Poi tanto si intravederanno appena sotto le piume, quindi è solo per dare un po' di movimento, così. Ok, basta così. Quindi allora adesso vado a timbrare delle piume su della carta per acquerello dal momento che dopo le andrò a colorare. Quindi utilizzerei, vediamo un po'. Allora, sì, questa va bene come misura, anche questa e anche queste piccole. Allora, facciamo così. Mettiamo. Cogliamone più di una così facciamo più in fretta. Mettiamo anche questa così. Ok. Quindi questo è un timbro permanente, in modo che una volta che vado a timbrare, quando poi coloro non mi si allarga il nero e non mi rovina il mio timbro, e vado a timbrare sulla mia carta per acquerello. È una carta un po' spessa, è un 300 grammi. E mi permette di ne faccio ancora così, anche se poi non le uso tutte, non importa, perché vediamo poi una volta realizzate quanto è meglio inserirne così. E adesso vado a farne anche un paio un po' più grandi di queste. Mettiamo una qui e
così non sprechiamo la carta. E ancora una, mettiamo qui. Così. Adesso, mentre asciuga un attimino il mio timbro, vado a colorare il contorno, la corona del mio Dream Coacher. Per colorare utilizzo un pennarello indelebile nero, vado a colorare la corona. Adesso vado ad unire il mio stencil centrale con la mia corona. Per esempio, la potremmo unire in questo modo qui. Potremmo fare una cosa del genere. Allora, facciamo una cosa del genere, così, così. In questo modo. Così sembrerà proprio realizzata, come sapete, come si fanno con le corde, con il fil di ferro. Io adesso vado a riprodurre questo, diciamo, questa specie di ricamo, in modo che sembri, ecco, così direi che potrebbe andare. Magari qua mettiamo un, giusto per riempire un po'. Facciamo ancora un motivo qui, così, ma poi questo c'è tempo eventualmente per finire di decorarlo come più ci piace. Adesso dedichiamoci alle nostre piume. Allora, le nostre piume le potremmo colorare in svariati modi, ma a questo punto utilizzerei anche per queste magari i gelatos, così i colori sono gli stessi dello sfondo e rimane una cosa un pochino più carina. Magari utilizziamo però, allora vediamo un po', proviamo intanto con questo, che è uno dei colori più forti, che sono il giallo, il viola e per esempio potrebbe essere questo glicine. Vediamo un po' se ci piace l'effetto. Prendiamo sempre il nostro dito con... No, ecco, in questo caso vedete che non va bene, perché vedete che rimane tutto macchiato, non si vede più bene. Bisognerebbe riprendere poi tutta la piuma con il pennarello, però direi che non è un tipo di colorazione che mi piace. Quindi possiamo provare ad utilizzare queste matite colorate, che forse potrebbero essere la cosa migliore, perché così possiamo riprendere il movimento delle piume. Quindi proviamo un attimino, vediamo un po' se in questo modo l'effetto è migliore. Direi di sì, ecco, così diciamo che mi piace decisamente di più. Possiamo usare vari colori, ecco, il giallo anche. Adesso vado a colorare tutte le mie piume, in modo da riprendere un po' i colori del mio disegno, in questo modo. Facciamo una cosa molto molto veloce. E ci prepariamo tutte le piume. Una volta realizzate le piume, questo è il risultato finale. Praticamente le ho colorate, ritagliate e passate con il solito Distress Ink Vintage Photo.
sul contorno. Fatto questo, stavo pensando di, invece di incollarle semplicemente e con il pennarello nero fare la congiunzione con la mia corona, pensavo di utilizzare del semplice imbastito per cucire e voglio provare a far girare proprio l'imbastito intorno in questo modo alla punta della mia piuma e poi andarla a collegare alla mia corona. Allora, facciamo così. Fermiamo con un po' di scotch di carta, del quale non trovo mai il capo quando mi serve. Boh, forse dovrebbe essere questo qui. Eccolo. Allora, facciamo. Prendiamo un piccolo pezzo di scotch di carta e andiamo a fermare il nostro filo in questo modo. Ok, adesso vado a mettere un po' di colla qui, vedete, sulla punta della mia piuma e vado a fare questo lavoro. Vado a ruotare il mio filo un po' di volte, in modo da creare proprio questo effetto qui. Ora taglio un pezzo di filo e vado a preparare nello stesso modo tutte le altre piume. Attaccato il mio filo a tutte le piume, a questo punto andiamo ad attaccarle la nostra pagina. Allora, proviamo una disposizione che può piacere, così tipo. Questo chiaramente è tutto molto soggettivo. Direi che così potrebbe essere. Ok, adesso andiamo a mettere la nostra colla. Ok, una volta incollate le piume, andiamo a passare i fili all'interno del nostro rosone. Per far questo direi che utilizzo un punteruolo e vado a bucare nel punto in cui voglio far passare il mio filo. Quindi potrebbe essere questo punto qui. Ok, in questo modo. Faccio passare il mio filo. Poi lo bloccherò con dello scotch di carta. Allora, ho fatto passare, vedete, tutto il mio filo dall'altra parte della corona, però darei anche magari un pochino di movimento. Quindi cosa faccio? Adesso, prima di andare a tagliare il filo dietro, vado ad inserire, a mettere un po' di colla e vado nelle zone in cui il filo è un po' più lungo a creare un po' di movimento in questo modo. Con la colla creo un disegno tipo così. Ok. E poi vado a far seguire il mio filo in modo che non rimanga proprio troppo troppo dritto, diciamo così. Idem questa, per esempio, potremmo fare in questo modo. Tanto posso tirarmi il mio filo così. A questo punto, dall'altra parte, posso andare a bloccare i miei fili
con un pezzo di scotch di carta. Questa, vedete, è un pezzo di cartoncino che ho recuperato da qualche scatola e sto utilizzando questo cartoncino di riciclo per fare tutte le mie pagine che inserisco nel mio quaderno. Ok, così a questo punto possiamo andare a tagliare il filo in più. E questo è il risultato delle piume. Vado a tagliare anche le piume che sono oltre la mia pagina, che sono una, due, così. Ok. Ora ho timbrato la scritta Follow Your Dreams, che è la stessa scritta che avevo utilizzato da mettere sotto le mie piume, su una carta che avevo precedentemente sporcato con degli acquacolor. Che più o meno avevano, vedete, gli stessi colori di quelli che ho utilizzato per fare la mia pagina, e poi l'ho ritagliata in questa maniera irregolare e applicata sopra un cartoncino nero dove ho fatto debordare di qualche millimetro intorno alla scritta. Scritta che voglio, diciamo, magari attaccare in questo modo qui. L'attacco così, ma la fermo solo su due punti, in modo che rimanga leggermente non rimanga completamente piatta. Metto un po' di colla qui e un po' di colla qui, così. E la vado ad incollare in questo modo. Per completare la pagina voglio andare a creare delle ombre intorno alle mie piume per dargli ancora più risalto. Quindi utilizzo il colore ombra Allegro di Stamperia, il pennello a scalpello per creare le sfumature, acqua e andiamo a fare le nostre ombre. In questo modo qui. Questo è il risultato finale della mia pagina. Ho ancora attaccato delle paillettes viola per dare ulteriore luce. Quindi questa sarà la mia nuova pagina di separazione all'interno del mio quaderno dei progetti. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se volete lasciate semplicemente un commento per dirvi se questo lavoro vi è piaciuto. E, come dico sempre, se volete aiutarmi a far crescere il mio canale, iscrivetevi. E detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!